Moretto fa una questione pregiudiziale. Grazie Presidente. No, io volevo fortemente sostenere questa richiesta che viene da alcuni consiglieri dell'inversione dell'ordine dei lavori del Consiglio Comunale, perché noi abbiamo una necessità impellente di arrivare a un obiettivo in tempi rapidi nella giornata odierna con riferimento ad alcune delibere particolarmente significative aventi ad oggetto i beni della nostra città, il patrimonio e in particolare il federalismo demaniale. Si è tanto parlato in questi anni della straordinaria opportunità per la nostra città di poter avere beni da mettere a disposizione della nostra collettività. Bene, quell'obiettivo è stato raggiunto, consiglieri e presidente, con un grande lavoro che ha fatto l'amministrazione in collaborazione in particolare con l'Agenzia del Demanio, ma non solo. E oggi credo che questo obiettivo deve essere formalizzato definitivamente dal Consiglio Comunale, perché questo significa poter consegnare alla comunità tutta una serie di beni finalmente nella disponibilità della città di Napoli. Questa è una vera e propria rivoluzione, perché mentre ci sono tentativi, come dire, di esproprio della nostra sovranità, noi in questo modo prendiamo beni e li destiniamo agli interessi del popolo e della collettività. Quindi io non solo faccio un appello ovviamente alla maggioranza e ai numeri algebrici e risicati che abbiamo, ma credo che questo sia qualcosa che vada oltre la maggioranza, e quindi l'appello è soprattutto ai consiglieri che in queste battaglie ci hanno sostenuto anche nel recente passato, penso a Sim in particolare e penso a tutti coloro che possano avere a cuore questa pagina. Guardate, non abbiamo più tempo, e qui ci sono delle scadenze, quindi tutto è importante, ovviamente tutto quello che si discute qua è importante, importantissimo. Oggi ci sarebbe da discutere per esempio anche non solo di sicurezza internazionale ma anche di sicurezza interna, ci sarebbero da fare ordini del giorno, ci sarebbe da fare tante cose, però oggi abbiamo delle scadenze per noi assolutamente indispensabili, perché come amministrazione abbiamo anche preso impegni con l'Agenzia del Demanio, impegni importanti, e il tempo rischia di andare a danno non nostro ma esattamente della popolazione che noi abbiamo l'onore e l'onere di amministrare da Palazzo San Giacomo e oggi qui a Via Verdi. Quindi Presidente, io chiedo fortemente che il Consiglio vada in questa direzione, che si apra la discussione e che si possa votare al più presto e oggi definire e poi entrare ovviamente nel merito di tutte le altre delibere che sono all'ordine del giorno. Grazie. C'è Moretto, poi...